Allora, più leggendo il nostro sito, specialmente con mobile, meglio è, quindi ricreare le immagini, anziché evitare di dimenticarci, anziché con le immagini, con il CSS3, è tutta salute. E tra l'altro iniziamo a mettere le mani avanti, iniziamo a prendere pratica con il CSS3, quando poi sarà l'ora di usarli per davvero nell'ambito desktop. Quindi appunto è tutta salute. Ecco, una cosa che dobbiamo imparare a lasciare stare invece, il famoso, lo so che l'abbiamo già sentito tutti, smettere di lavorare con rollover, con gli over, perché appunto in touch, con le interazioni che ci offrono gli smartphone e i tablet, è impossibile usare l'over. Cosa usiamo al suo posto allora? Abbiamo un'interazione che è un po' universale, che è quella del click. Infatti, come ha detto prima anche la ragazza prima, è click, tap, è differente. Perché appunto l'interazione, quella del click, sui device mobili viene letta come operazione di tap. In più, se... se abbiamo già un po' di dimestichezza con jQuery, magari abbiamo anche fatto conoscenza con il progetto parallelo che è jQuery UI. jQuery UI cosa ci mette a disposizione? Una serie di nuove interazioni, tra cui una molto favolosa è il drag and drop. Quindi cosa succede? Senza dover imparare linguaggi particolarmente nuovi, rimanendo sempre con JavaScript, possiamo introdurre l'interazione drag and drop, che su mobile può essere molto utile per creare elementi, tra virgolette, per quello che sto vedendo in giro. A questo punto, dopo che abbiamo, abbiamo capito ovviamente degli elementi distanziati, va bene, CSS3 e quant'altro, come vado a costruire il mio sito in HTML e CSS? I web designer più esperti, magari già qualche paio d'anni, stanno mettendo mano ai sistemi di griglie, i cosiddetti grid layout, vedi 960.js, vedi blueprint, vedi UI, non sono, sono dei framework solo CSS, quindi dei file che contengono delle classi già fatte, e hanno già all'interno una serie appunto di classi per gestire la disposizione degli elementi in una pagina. In genere già il web design classico ottimizza molto il lavoro. Nel web design mobile ecco che ci sono due framework particolari. Uno è l'S Framework, che è un framework solo CSS per creare appunto layout a griglie ottimizzati per i contenuti mobile. Quindi non dobbiamo prendere il 960.js, andare via a tagliare pezzetti di codice. Abbiamo l'S Framework che è già ottimizzato per i dispositivi mobile. Tra l'altro possiamo sul sito tranquillamente, ci sono esempi, ci sono dimostrazioni, anche questo qua completamente open, quindi vedete che è già anche considerata la possibilità di rotazione, c'è già dentro tutto, quindi è una cosa è un buon punto di partenza come tutti i framework. L'altro grande framework di cui ha già parlato prima un altro ragazzo di cui mi sfugge il nome, jQuery Mobile però è un framework sia CSS che JavaScript. jQuery Mobile ha di comodo che ci permette di prendere una pagina normalissima e di costruire una UI mobile veramente con uno schiocco di dita. E quello che fa jQuery Mobile ci permette all'interno di una pagina creare una struttura anche a più pagine dentro lo stesso documento HTML. Quindi qua, utilizzando il parametro data role, possiamo assegnare il ruolo agli elementi della nostra pagina, quindi ho un data role page per questo blocco di div che è una pagina, poi al suo interno sono altri div con data role header, content, footer. Mi basta fare queste semplici operazioni, quindi assegnare un ruolo a ogni elemento div nella mia struttura HTML, cosa succede? Che quando io importo jQuery Mobile CSS e jQuery Mobile JS, il risultato che abbiamo praticamente al volo, ce lo trovo, ok, non ce l'ho qua, scusate, arrivo. Ok, siccome faccio riferimento ai siti di Google e non sono collegato, non va, vabbè. Molto velocemente, considerare che se usiamo jQuery Mobile, ricreare queste interfaccine qua, dicevo, è un attimo. Ci basta incorporare il CSS, incorporare il JS, dare quella struttura di div con il parametro data role, con il parametro HTML5, e in automatico crea quel layout per noi. Quindi un framework sia di allineamento, sia che
appunto di interazione. jQuery Mobile introduce anche delle nuove gesture, quindi abbiamo a disposizione lo swipe, il tap hold, swipe è il classico tap hold, poi si tiene premuto, dice forward, eventuale, secondo menu. Quindi oltre a darci la possibilità di creare layout, che siccome è definito in CSS e può essere customizzato, anche di lavorare con gli eventi touch. In realtà, vi anticipo, sono eventi touch mimati, nel senso che JavaScript nativamente non supporta il touch. Quindi il fatto che jQuery Mobile vi dice fai uno swipe e fai accadere qualcosa, in realtà non sta leggendo uno swipe. Come dire, è come se noi col mouse clicchiamo e teniamo premuto, ci viene letta la stessa identica interazione. Quindi qual è uno svantaggio di jQuery Mobile? Sì, ci dà il layout, ci dà le funzionalità, ma le gesture sono molto limitate, comunque ricordo che è un alfa. E seconda cosa, non possiamo lavorare con dell'interattività touch grezze. Vedremo tra poco cosa vuol dire. Quindi siamo partiti dalla bozza grafica, abbiamo tenuto in mente un po' di considerazioni, passiamo al codice HTML e CSS. Passo successivo, quindi dopo che io ho creato il mio layout, cioè l'ho disegnato, l'ho codificato, ho tenuto a mente una serie di cose, ecco che entra in gioco la parte di sviluppo. Quindi fino ad ora abbiamo scritto il codice, quello tra virgolette facile, ora puntarci su quel codice che invece è quello serio. Però attenzione, finora ancora non stiamo parlando di applicazioni da installare, quindi finora abbiamo visto il processo per disegnare e ultimare delle web app mobile, quindi qualcosa che comunque sta su web, per intenderci dei siti mobile. Quali sono i limiti delle web app mobile? Più o meno li sappiamo tutti, non sono applicazioni native perché appunto sono pagine web, non possiamo lavorare con accelerometro e bla bla bla, sono le solite cose, quindi la localizzazione e quant'altro. Sulla localizzazione vedremo, in teoria con HTML5 ci sarà anche questa possibilità. Non sono distribuibili negli store, perché? Appunto perché sono siti, necessitano connessione sempre attiva, perché appunto non è qualcosa che installiamo sul device, quindi funziona anche offline, è sempre qualcosa che dobbiamo prelevare da web. Attenzione a far ritornare in inganno quando con l'iPhone visitiamo un sito e diciamo salva in home. In realtà quell'icona che ci viene creata è semplicemente un link, quindi non è che abbiamo installato il sito sul nostro telefono, è semplicemente un link. E come dicevo prima, le gesture via JavaScript che ci offre per esempio jQuery Mobile sono mimate, quindi se vogliamo fare un giochino, un qualcosa di un po' più evoluto, un'applicazione un po' più giocosa, ecco, questa cosa non ci è proprio possibile. Ora la domanda è: come si passa alle vere applicazioni? Quindi abbiamo fatto una web app, vogliamo non buttare via tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, vogliamo anzi continuarlo. Esiste da qualche tempo un framework che si chiama Titanium Developer, creato da un'azienda che si chiama Accelerator, che ci permette di prendere tutte le nostre conoscenze web lato fly e riutilizzarle per andare a creare delle vere e proprie applicazioni native. Non ci crederete mai, ma questo framework è completamente open, gratuito, quasi completamente, giusto? Nel senso che l'SDK e il compilatore sono gratuiti, l'assistenza già è a pagamento, quindi non è una cosa, cioè non è completamente aperto. Però appunto si può tranquillamente usare senza spendere soldi per iniziare. Cosa fa Titanium Developer? Ti dice: ok, prendo dei codici che tu hai già fatto, ti do a disposizione delle nuove API JavaScript. Ci ho fatto il figo, volevo dire le API, le API, le API in italiano si chiama leader, tutti fanno la battutina, poi il miele, sì, vabbè. Allora, ogni tanto per evitare questa battutina la dico direttamente in inglese. Quindi cosa fa Titanium Developer? Mi dice: prendi la tua applicazione web che hai già scritto, desktop, ottimizzato anche mobile, ti aggiungo delle nuove API, quindi rimanendo puramente in JavaScript, tu puoi creare delle nuove finestre, puoi accedere ai dati dello GPS, accedere all'accelerometro, continuare quindi la tua applicazione, però appunto avere qui il bello, senza imparare nuovi linguaggi.
E l'ultimo lavoro favoloso che fa Sdiano di Velper è prendere il nostro codice JavaScript, HTML, CSS, impacchettarlo e creare delle applicazioni native sia per Android sia per iPhone, sia per iOS. Una volta che convertiamo la nostra applicazione in una volta che convertiamo il nostro sito l'applicazione, cosa succede? Queste applicazioni entrano in tutto e per tutto native e possono essere installate. Quindi non abbiamo più un sito, abbiamo proprio un file fisico che deve essere installato. Come dicevo prima, grazie alle nuove API si accede a tutte le funzionalità dei vari device senza imparare nuovi linguaggi. Possono essere vendute, perché al momento che ho l'applicazione che è nativa, è installabile, ok? Vado sull'Android Market, sull'App Store, e gli invio l'App Store, incrociate le dita, che me l'accettino. Cosa succede di altro di famosamente bello? Che finora non abbiamo lavorato con dei linguaggi proprietari, appunto siamo andati avanti con le conoscenze, con i linguaggi web che abbiamo sempre usato. Quindi io lavoro in JavaScript e posso esportare sia per iOS sia per Android. Non devo imparare in Java solo per sviluppare per Android, Objective-C solo per sviluppare per iOS. Sicuramente i puristi qua adesso mi staranno guardando male, saranno di quel metro puntato. Sicuramente sviluppare in Java dà molte più funzionalità usando questi framework, però ritorno al motivo, all'obiettivo del mio talk. Il mio talk è permettere a web designer, quindi gente che ha competenze di linguaggi web, di arrivare al mercato mobile. E quindi senza dover imparare troppi linguaggi noi abbiamo accesso a due mercati. Ora anche perché sicuramente nelle aziende, negli ambiti enterprise sono sempre richieste applicazioni complesse, applicazioni evolute. Ho visto stamattina, mannaggia oggi mi sfuggo i nomi, il primo talk della Track Mobile, quelli che stanno lavorando al riconoscimento facciale, quello per forza di passare dai linguaggi nativi. Però nei panel di web design, specie freelance, il cliente medio non è che ti viene a chiedere il riconoscimento facciale, vuole qualche applicazione tipo per avere informazioni sul suo sito anche mobile, per aggiungere, vuol dire, per allargare il brand, quindi c'è il sito, c'è il logo, c'è l'applicazione mobile, e questo è tutto panel per i denti di un web designer. Cosa importante a sapere per lavorare con Titanium Developer? Titanium Developer è un framework per appunto un framework JavaScript per poi esportare applicazioni native. Quindi prima bisogna scaricare le SDK dei vari sistemi per i quali dobbiamo sviluppare. Ciò significa che se io lavoro su Windows, con Titanium Developer posso scrivere, ma non posso compilare applicazioni per iOS. E questa è un po' la limitazione. In realtà non è colpa loro, se lo dico, noi il framework te lo diamo, però poi siccome le SDK dell'iOS sono solo per Mac, non puoi impacchettare tutto, non puoi compilare.